acquisizione di Astaldi Intesa San Paolo per l'acquisizione di UbiBanca. E noi apriamo subito con WeBuild. Io saluto Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild. Complimenti, grazie per essere con noi. Prima di darle la parola, facciamo vedere allora l'operazione in dettaglio. SPA nasce nel 2014 dalla fusione di Salini e Impregilo sotto il nome di Salini Impregilo SPA. Nel 2020 assume l'attuale denominazione. Quotata in borsa con una capitalizzazione di circa 1,6 miliardi di euro, WeBuild è un player globale delle costruzioni, specializzato nella realizzazione di grandi opere e infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua, i green buildings, il tunneling. Il gruppo è presente nei 5 continenti in più di 50 paesi, impiegando oltre 70.000 persone. Nel 2020 ha registrato circa 6,4 miliardi di euro di ricavi. Lo scorso novembre WeBuild ha acquisito una partecipazione del 66% in Astaldi SPA attraverso un aumento di capitale per un corrispettivo di 225 milioni di euro. L'operazione rientra nel Progetto Italia che, con il sostegno di investitori istituzionali, tra i quali CDP Equity, Intesa San Paolo, Unicredit e Banco BPM, ha l'obiettivo di creare un polo nazionale delle costruzioni al fine di supportare la ripresa del settore e aumentare la competitività delle aziende italiane. Astaldi SPA, con sede a Roma, è un gruppo di rilievo internazionale con oltre 100 anni di esperienza. Opera prevalentemente come EPC Contractor e sviluppa iniziative complesse ed integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria. Allora Salini, restiamo sull'operazione. Entro i prossimi mesi di quest'anno di fatto si completa la fusione di Astaldi in WeBuild, quindi le chiedo anche qualche indicazione sulle tempistiche, si parla di luglio-agosto. E poi volevo che ci raccontasse che cosa significa questa operazione, quella che di fatto è stata un'operazione di salvataggio, anche in termini di sinergie per voi, in termini di opportunità. Ma intanto grazie e ringrazio la giuria di questo riconoscimento per questa operazione, che non è solo un'operazione finanziaria, è un'operazione innanzitutto industriale ed è un'operazione che ha consentito la salvaguardia di 15.000 persone che avevano un futuro incerto in una situazione di distress nella quale versava Astaldi. Voglio ricordare che il nostro paese, sentivo prima l'analisi macroeconomica, non attraversa una crisi solo dovuta al Covid, ma anche prima del Covid aveva una situazione particolarmente complessa in cui soprattutto alcune aziende e alcuni settori soffrivano in maniera significativa, tra cui il settore delle costruzioni e delle aziende che lavorano nell'indotto delle costruzioni, che hanno subito un fortissimo deterioramento dei loro conti, tra cui Astaldi. Allora, questa operazione che è stata realizzata con il contributo di CDP, di Intesa San Paolo, di Unicredit, di Banca Popolare di Milano e di grandi investitori italiani e internazionali, ha mobilitato risorse per circa 1 miliardo e 700 milioni fra l'aumento di capitale, le linee di credito ristrutturate, le garanzie che sono state messe in piedi, e ha consentito, dicevo, non solo quello di creare un grande gruppo delle costruzioni, noi siamo oggi fra i leader mondiali delle infrastrutture complesse, ma ha consentito anche di salvaguardare della grande competenza italiana e di poter portare poi questa capacità in giro per il mondo. Ecco, significa molto questo per noi sia in Italia che all'estero. Oggi abbiamo oltre 18 progetti in questo paese, in Italia, con circa 10.000 occupati nel solo paese, 7.000 imprese lavorano in questi progetti, quindi significa grande impulso sia alla filiera che alla capacità produttiva, che soprattutto quel tentativo che poi si è concluso l'altro anno anche con la costruzione in tempi record del ponte di Genova, di far sapere che si possono fare le cose fatte bene, si possono fare anche nel settore delle infrastrutture, si possono fare delle infrastrutture in tempi
in tempi record, si possono fare a costi accettabili, si possono fare rispettando tutte le leggi. Quindi credo che sia un'operazione che ha degli aspetti che vanno e travalicano quelli che sono i confini di una normale operazione di carattere solo industriale. Dottor Salini, benvenuto anche da parte mia. Lei ha citato il Ponte di Genova, sicuramente un modello, ma alcuni lo considerano un modello unico, difficile da replicare. Il governo è stato costretto, lo ha fatto Draghi annunciando le decisioni anche del ministro Giovannini, a nominare 29 commissari per sbloccare 57 cantieri di grandi opere. È quella la strada oppure servono leggi speciali oppure bisogna sospendere il codice degli appalti? Qual è la sua idea per riuscire a mettere a terra le decine di miliardi? Sono oltre 60 quelli dedicati a infrastrutture, porti, ferrovie, strade, autostrade che il PNRR ci metterà a disposizione. Ma intanto bisogna smettere di essere velleitari, nel senso che lanciare 58 opere bisogna innanzitutto finanziarle. E questa è la cosa più semplice, perché una buona parte di queste opere sono ferme perché non c'è la cassa. Noi sappiamo tutti che il bilancio dello Stato funziona per competenza e per cassa. E se si stanziano delle somme per competenza e non si stanziano per cassa, la ragione per cui queste opere non vanno avanti diventa semplice, il codice degli appalti diventa una cosa, diciamo, secondaria. Il secondo, ovviamente, delle normative che funzionino. Allora, quando noi vediamo che Genova si riesce a fare un ponte come quello in meno di un anno, perché questo è poi dall'inizio alla fine quello che realmente è successo, e la difesa di un codice di appalti che mi sembra lasci tutti visibili a tutti il fatto che le opere in Italia non si realizzano e quindi non si realizzano con quella velocità, mi sembra abbastanza surreale. Cioè è evidente che dobbiamo tornare alla normativa europea nel suo complesso senza cercare di mettere delle ulteriori complicazioni in un mondo già assai complicato e sofisticato. Noi siamo il settore più regolamentato che c'è nel paese, molto più anche di quello che si suppone, più di quello finanziario che già di per sé è assai complesso, come poi magari ci racconterà Intesa San Paolo quando è il suo turno. Ma diciamo, in sostanza dobbiamo essere capaci di mettere a terra adesso per la ripresa del paese, per la ripresa del PIL, ma soprattutto per l'occupazione di cui siamo tutti molto preoccupati, questa spesa pubblica che si deve trasformare non solo nel finanziamento che riceviamo dall'Europa, ma anche in una spinta produttiva reale, cioè di calare a terra queste operazioni previste da questo piano e di far lavorare le persone, cioè ridando la fiducia. Io quello che dico è che oggi noi viviamo una crisi in cui incredibilmente sui conti correnti ci sono oltre 1.800 miliardi che giacciono lì. Allora, è evidente che non è una crisi finanziaria, è una crisi di domanda ed è soprattutto una crisi di fiducia. Per ridare la fiducia alla gente non basta dargli dei denari, perché ce ne hanno già tanti e soprattutto giacciono inoperosi. Bisogna dargli opportunità, bisogna fargli avere di fronte il fatto che ci sia chiarezza, che ci sia contezza di quello che si può fare, di quello che possono fare i loro figli. Quindi bisogna ridare questo aspetto concreto alla vita di tutti i giorni, bisogna dare soprattutto lavoro. Allora, per fare questo bisogna fare due cose molto semplicemente: progettare e realizzare. E io penso che il settore delle costruzioni, come da sempre si legge nei libri di testo del primo anno di economia, sia l'elemento in cui la spesa pubblica è più significativa e più capace di andare a incidere in realtà in questo, cioè nell'aumentare la domanda quando la domanda privata non c'è o in qualche modo è ridotta. Quindi abbiamo di fronte a noi come settore e soprattutto come gruppo WeBuild questa capacità di poter rilanciare le opere pubbliche, di farle bene. La presenza di istituzioni nel nostro capitale, anche nel nostro consiglio di amministrazione, dà una garanzia importante a tutti, al paese per primo, che queste cose vengano fatte bene. Noi ci proponiamo come catalizzatori e come gestori di questa capacità di ingegneria che abbiamo nel paese e che abbiamo noi in particolare, per poter far ripartire il settore delle opere pubbliche e ripartire i lavori. Grazie dottor Salini, ancora complimenti per l'operazione e ci risentiremo perché questa è una grande sfida per il Paese. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi.